Un buon pomeriggio da parte di Andrew Villani e Mirko Cavallaro per questa prima partita esordio in Serie 2 della Elachim Vigevano in questo campionato 2023-2024, il girone verde. Bravo, pronti. Girone verde, adesso dopo un bel momento in cui sono state accompagnate le squadre, in questo caso la Elachim Vigevano, dallo special team che si occupa di dar priorità, di far sport a ragazzi con disabilità fisiche e psichiche. Mi permetto di fare un altro saluto in collaborazione con Mirko, che ha un'esperienza sul campo che io non ho, o almeno non di qualità, siccome è uno dei giocatori ad aver disputato le uniche due partite di campionati professionistici in questo palasport nell'allora 2010 contro la Trank Warder Reggio Emilia per i quarti playoff, gara 3, gara 4. I ricorsi storici quali sono? In questa partita Vigevano di fronte a una formazione molto forte come Trapani Shark del presidente Valerio Antonini, una squadra che ha vinto la Supercoppa dimostrando tutta la sua potenzialità nonostante il capitano Molura infortunato, nonostante un americano non ancora arrivato il secondo come straniero. Vigevano parte sfavorita giustamente come deve essere in questa differenza tecnica, ma una Vigevano che già nel debutto 2009-2010 dopo la formazione con Gigi Garelli, con in team Mirko Cavallaro, perse di abbondanti 18 punti contro la Tirreni Iesi in casa, per quanto al Pala dal Lago fuori casa dal punto di vista geografico, e una Vigevano che poi il turno dopo, seconda giornata, vinse fuori casa il derby con Lady Messa Pavia con 5 punti nel momento cruciale di Matteo Bertolazzi. Mi piace ricordare Matteo in questa inizio avventura, Mirko, quindi parleremo poi anche del ricordo magari di quella partita, dei meccanismi che si innestano in un debutto. Però cosa è stato in campo, quale dal campo, quello che preferisci tu, Matteo Bertolazzi? Ma sì, hai ragione Andrew, è giusto ricordare Matteo in un momento così importante di rientro in A2 per questa città, per questa squadra. Matteo era un esempio per tutti, lo è stato e lo sarà per sempre per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo in campo e soprattutto fuori dal campo, per la sua lealtà che manifestava con tutti. E quindi è giusto ricordarlo con un forte abbraccio a lui, alla sua famiglia e a tutti quelli che gli vogliono bene. Mi unisco al tuo doveroso abbraccio alla famiglia, chi resta nei suoi affetti, per esempio Bruno Cerella è stato un suo grande amico e porta quel numero di maglia, il numero 7, non il ricordo dell'affetto che si prova e si continua a provare anche quando una persona non è più tra noi, quantomeno a livello fisico. Passiamo alla partita, come dicevamo, Trapani, formazione ambiziosa, entrata sul mercato, è una neonata Trapani, nasce dalle ceneri della precedente gestione di Basciano. Questa Trapani, marchiata Antonini come presidente, presidente sia della calcio che del basket nella cittadina siciliana, ha confermato diciamo dalla precedente gestione, per quanto questa sia figlia del diritto sportivo preso dalla Stella Azzurra Roma, il coach parente alla sua settima stagione in panchina tra vice allenatore e allenatore di Trapani, Capitan Mollura, presenza storica all'interno del roster e capitano dal 2021 alla nona stagione in Granata, nativo di Erice. Una squadra che è andata sul mercato prepotentemente firmando giocatori esperti di categoria, sì, ma non solo, giocatori, Mirko, di Serie A come Fabio Mian, 11 stagioni in Serie A, come Giancarlo Rodriguez che ha giocato nel 2019-2020 15 partite in Serie A con Cantù, Mobio ha due consecutive promozioni dalla 2 alla A, ottenute con prima Scafati e poi la Vanoli Cremona, pagando buyout, in questo caso per Mobio ma anche per Marini, altro giocatore esperto della categoria, andato a comprare per Paolo Marini dalla presidenza Mascio del gruppo Treviglio, anche qua pagando buyout. Andrea Renzi, una colonna di Trapani, ma un giocatore che ha giocato anche gli europei di basket. E anche il buon Matteo Imbrò. Ecco, che forse due cose potresti dire tu di Matteo Imbrò. Ma cosa possiamo dire? Ha giocato anche lui tanti anni in Serie A, è sicuramente la luce in regia di questa squadra che detterà i tempi in campo e quindi
dovremmo stare attenti anche al suo playmaking. Proveniente da un vivaio importantissimo, tu sei stato nella Montepaschi Siena, lui Virtus Siena e poi Virtus Bologna, capitano Virtus, insomma c'è tanto da dire in questa partita. Inizia finalmente la stagione del ritorno in A2 per Vigevano, all'epoca era Lega 2, Bertetti conduce il primo possesso in quintetto con Leardini, Wideman, Smith e Peroni nel ruolo di guardia, ora palla a Peroni, circolazione sul perimetro, Gianmarco Bertetti prova il tiro dalla lunga distanza, non va, rimbalzo di JD Note, riparte Trapani, affida il pallone l'americano, 4 anni di college tra Jacksonville e Arkansas, a Matteo Imbro, come detto giocatore di notevole esperienza sia giovanile sia professionistica. Imbro, buona la circolazione, bello ribaltamento di lato, finta di Note eccellente, il tiro non va a segno, Pullazzi lotta come un leone, un giocatore che mette tantissima ferocia agonistica, positiva ovviamente. Ora bisogna provare a replicare dall'acqua, ancora per Bertetti, il tiro non va ma Wideman tocca il pallone, il possesso per la Trapani Sharks. Sì, doveva tirare Bertetti, era libero lì dall'angolo, tre punti, piedi per terra, piazzato, è andato fuori, ma atteggiamento molto positivo e aggressivo di Bertetti che si è preso subito due responsabilità in attacco. Lo abbiamo detto tante volte nel precampionato che non ha visto Vigevano fare, per quanto siano amichevoli, contro squadre della stessa categoria. Non è tanto importante in questo inizio di stagione, che sia precampionato, che sia d'esordio, il tiro se va dentro o no, ma la qualità di costruzione del tiro, prendere il tiro quando è necessario prenderlo, poi puoi entrare, può uscire, ma deve essere un tiro ragionato. Esattamente Andrew, nel frattempo Imbro ha realizzato due punti con una bella penetrazione, col palle canestro a due punti, si è fatto trovare un po' impreparato Bertetti su questo primo passo di Matteo Imbro. Sì, che non noto per accelerazione, primo passo bruciante, un giocatore di grande intelligenza cestistica, mano morbida dall'arco e capacità di far girare la squadra. Su questo aspetto è stato disattento Bertetti, giustamente Imbro ha la capacità di cogliere l'avversario in difficoltà e sfruttare il momento. Ora da quasi 8 metri Wideman realizza un'incredibile tripla, l'abbiamo detto, costruire buoni tiri, questo non era un buon tiro, sì, assolutamente. Pesca dal cilindro, veramente un jolly Wideman e anche tutta Vigevano che si sblocca con questo bel canestro da lontano. Si sblocca, pareggia a quota 3, Wideman ora nel traffico sotto canestro riesce a aprire il pallone e fare un tap out per Peroni, riparte Vigevano, Wideman affrontato da Mobbio, sicuramente la tripla di Wideman può anche essere una scelta dopo le prestazioni non eccesse al tiro del lungo americano scuola Butler come college proveniente dalla seconda lega israeliana, mette in difficoltà, no, perché siamo al primo canestro, ma nel piano partita è, se concedo 8 metri ottimo Wideman. Bertetti da due punti che riesce a infilarsi in mezzo alla difesa di Trapani cogliendo sul tentativo di recupero tutta la difesa trapanese. E Mirko, a livello tecnico è solo un canestro, il primo dal campo è stato quello di Wildman, però comunque è una soluzione che può cambiare difensivamente qualcosa per lo staff comandato dal coach Parente. Ti ritrovi un lungo magari un po' battezzato, forzato, dalla distanza ha messo una tripla. Sì, può aprire il campo e in tutte le rotazioni può dare maggiori spazi ai compagni lì in mezzo all'area, poi l'abbiamo visto anche attaccare uno contro uno in post Mobbio, può essere un tema questa la partita, cercare di costringere questo giocatore così importante per Trapani a fare fallo. Sì, hai sottolineato Mobbio e direi benissimo, perché è un giocatore, diciamo che io, ora arriva quinto punto di Matteo Imbro, ma lasciare una mattonella centrale libera Imbro spesso e aveva anche preso male il pallone in ricezione Però se hai quella mano, quelle capacità, ti riesci a mettere in ritmo anche dopo una ricezione, come hai detto tu, magari perfettibile. Stavo dicendo Mobbio è un'arma tattica potenzialmente illegale per questa categoria, innanzitutto oltre ad aver avuto due promozioni nelle ultime due stagioni ha fatto intravedere in Supercoppa un interessante tiro dalla media e anche una capacità da play di portare la palla negli inizi dei possessi che possono renderlo per la Serie A2 veramente un rebus totale per le difese avversarie. Ora Leardini da lunga distanza non va, è il quarto tiro dal perimetro per Vigevano, 1 su 4, non cattura rimbalzo offensivo la squadra ducale, può continuare il possesso Note, scarica bene per Pullazzi dall'arco, non va il tiro del giocatore scuola Virtus Roma ex Urania, ma 2019 è un giocatore che però ha un lungo perimetrale che ha nelle sue corde il tiro dalla distanza e anche
con buonissime percentuali, intercetta il pallone Pulazzi, lancia il contropiede, palla not, non spende il fallo, era ormai tardi. Bertetti, sì, forse una possibile infrazione di passo in ricezione, ma proprio minima. E mi correggo, i punti di Imbro non sono 5 ma 6, ne ha messi tutti lui all'inizio, era arrivato il primo canestro, in questo caso a stampo straniero dell'americano Note, però si butta dentro contro Mobbio, non va, ora 2 contro 1, spreca con un pallone un po' troppo lungo come gittata Trapani, impossibile contropiede che avrebbe visto Note a quel punto davanti al canestro per 2 punti comodi. Una Vigevano che deve registrare sia un pochino in difesa d'attenzione, sia altrettanto la varietà offensiva, sta vivendo solo dall'arco e basta. Graziata qua sul contropiede Vigevano, che deve cercare un po' più di fluidità nei passaggi, abbiamo visto quanta pressione mettono i giocatori di Trapani in difesa, Vigevano si deve adeguare anche molto velocemente. E lo fa, lo hai detto, è arrivato finalmente un tentativo interno con un lungo, era arrivato il canestro con Bertetti dopo la tripla di Wildman, e lo stesso Wildman adesso a mettere prima che replichi prontamente Trapani, confermando che Vigevano non può mai sedersi a crogiolarsi nell'eventuale possibile buona azione giocata offensiva, ma tenere una soglia di attenzione elevatissima. Trapani è una squadra che ha demolito in Supercoppa tutte le avversarie, da Trieste, altra formazione quotata del girone rosso per la possibile promozione e ritorno in Serie A, Verona affrontata da Vigevano nel proprio girone in casa, dove vinse Verona, ma ha vinto di 20 punti Trapani contro Verona, annichilendola dall'inizio alla fine, e poi la finale contro Treviglio, dove comunque la partita è sempre stata in mano dalla squadra di coach Parente, dimostrando anche nel rientro al due una grande solidità mentale, una grande unione che per una squadra completamente nuova, tranne il capitano e il coach, non è così scontato dopo un mese abbondante di lavoro. Sì, Trapani sta già dimostrando tutta la sua forza, tutto il suo valore. E Vigevano però ha tutte le possibilità qua in casa, con l'entusiasmo di un esordio in campionato, che è un po' una partita a sé, che voglio dire, a livello di emozioni riserva, può sempre riservare delle sorprese. Sì, io provo a fare un parallelismo con l'esordio l'anno scorso dei cugini, rivali sportivi ovviamente, di Pavia, che l'anno scorso debuttò la prima giornata contro il Libertas Livorno, una delle squadre in Serie B più accreditate per la lotta per salire al piano superiore, perse la partita di quasi 40 punti, ma non era quello il campionato come rivali dirette, e si deve anche eventualmente essere in grado mentalmente di annullare un risultato negativo, e anche tanto, perché Trapani è evidente ha un budget nettamente superiore a Vigevano e gioca con un'altra ambizione. Vigevano deve vendere cara la pelle, arriva un'altra tripla, un'altra ottima giocata offensiva di Trapani, Mirko. Sì, intanto si era sbloccato anche Smith con i 2 tiri liberi su 3 tentativi, aveva fatto fallo il suo difensore nel tentativo di tiro da 3 punti, speriamo che si possa sbloccare definitivamente Smith, perché molto delle fortune di Vigevano passa da questo giocatore, che adesso l'ho chiamato e mette a segno un bel canestro da 3 punti. Ma direi che a questo punto la telecronaca offensiva la farei soltanto tu, perché ogni volta che chiami qualcosa poi si avviene, anzi sei anche magari 6 numeri da darmi che possono servire in alcuni momenti della settimana, ne sarai grato. Ci mette la manona Wildman su questo passaggio, tentativo di passaggio interno di Note, e poi Imbro si sente caldo per un altro tiro, fortunatamente per Vigevano non va a segno, transizione offensiva spinta da Smith che cede il pallone a Bertetti. Accetta il cambio Trapani, Imbro contro Bertetti, si può giocare l'uno contro uno lui oppure l'uno contro uno sotto le Ardini, però arriva la palla persa sul tentativo di coinvolgimento di Smith. Bella la lettura di Notte, giocatore attento anche difensivamente, a livello offensivo arriva una bellissima stoppata di Wildman. Notte è un giocatore, per quello che ho potuto vedere, proveniente in questo caso la sua annata, la prima, il debutto in Europa è stato all'Aris Salonicco, Serie A1 greca, 15.7 punti di media partita, giocatore che è molto bravo nelle letture difensive, oltre ad avere un importante raggio di tiro e una capacità di attaccare il ferro con la mano destra in partenza, anche se gliela neghi anche con la sinistra, è molto interessante. Classe 1998, è un acquisto, è stato il primo straniero, poi è arrivato non in tempo per questa partita un centro USA, anche in questo caso come nazionalità per i Trapani Shark. Note, giocatore, per quello che ha fatto vedere in questo inizio di stagione, completo
e attento nell'essere non soltanto un realizzatore ma anche un collante. È la prima vittima dell'anno del nostro capitano Pippo Rossi, proprio il buon Note, che non conoscendo la capacità di subire fallo del nostro numero 33 ci è cascato subito dopo 5 secondi, quindi lasciato il posto Bertetti a Pippo Rossi. Sì, Pippo anima ormai storica di Vigevano, per tutto quello che riguarda la sua permanenza, le sue avventure e i suoi anni da capitano. Si è conquistato la categoria e si prova a vivere questa occasione. Ora Leonardo Battistini entra subito in partita, un bel recupero dopo una potenziale persa di Vigevano, due punti eleganti. Serve anche il suo gioco, è uno dei due giocatori più esperti, anzi gli unici esperti della Serie A2 assieme a Bertetti, 85 partite Gianmarco, 84 Leonardo in Serie A2 in varie società. Navigevano, ecco, che ha un tasso di presenza e di esperienza tra panchina e campo non paragonabile in nessun modo a tutto quello che ha di esperienza, ma anche di nazionale mobile, due partite mondiali nella recente estate. Ecco, c'è un divario di esperienza tecnica non indifferente. Sicuramente Andrew, però la buona notizia di questa sera è che Vigevano se la sta giocando alla pari contro Trapani, e non ha paura e non sta assolutamente dimostrando nessun tipo di timore reverenziale nei confronti della squadra siciliana. Sì, sta giocando a viso aperto e non è un dato scontato approcciare questo debutto con questo avversario, con questo piglio. Comunque è una scelta che ha preparato lo staff di coach Panza. Ora Note inserisce il secondo libero dei due a disposizione, Trapani ritorna in vantaggio in questo continuo scambio di comando del punteggio, 15-14 quando sono trascorsi 6 minuti e 20 secondi di gioco. Ora Vigevano a 12 secondi sul cronometro dei 24, Wideman spalle canestro contro Andrea Renzi, arriva il fallo del prodotto di Treviso e classe 1989, prodotto giovanili condivise tra Livorno e Treviso, ma una bandiera come stagioni disputate a Trapani, 8 dal 2013 al 2021, ed è ritornato quest'anno in questa neonata Trapani Shark. Wildman, una buona mano a cronometro fermo, vedremo se verrò smentito o sarà un po' anch'io il dono della fortuna di dire una cosa e poi avviene. Tanto realizza il primo tiro libero. Realizza il primo, una prestazione su cui non tutti magari credevano dopo quelle che sono state le partite nel girone, nel mini girone della Supercoppa, ma io osservandolo in allenamento, questa è la mano che ha, è un lungo che tira i liberi muovendo solo la retina. Poi ci sono anche le serate storte e bisogna saperle affrontare, metabolizzare e soprattutto farne tesoro. Ora, però intanto già 7 punti per lui, per Wildman. E dall'altra parte abbiamo un lusso, perché se riesce a far uscire dalla panchina Fabio Mian, 11 stagioni in Serie A, che prende, spara subito, è il suo mestiere, ma qua può far valere anche il fisico, il prodotto della scuola Udine, ma poi preso nel 2009 dall'allora pallacanestro varese. Ecco, anche qua un giocatore che ha giocato più partite nella nazionale sperimentale, ma dicevano lotta con Wildman e Battistini, riesce a strappare un rimbalzo offensivo dopo il tiro di Peroni, finta la tripla Smith, si butta dentro, arresto tiro, il suo floater non va, ma ancora Leonardo Battistini, ennesimo rimbalzo offensivo, che lotta, il terzo consecutivo di Leonardo, ora non va il tiro, prende il quarto rimbalzo offensivo e ci ha messo un po', però quanto casa prendere quattro rimbalzi offensivi. È una bella notizia per coach Panza, un po' meno positiva per coach Parente, proprio tutto quello che non vuole vedere un allenatore nella fase difensiva è subire quattro rimbalzi in attacco, e al contrario è una cattiveria, una voglia, una fame che ha messo Leonardo, che mi ricorda molto quella di un altro giocatore in campo per la Trapani a inizio partita, Ray Pullazzi, giocatore che non molla mai un centimetro. Bisogna avere quella voglia, bisogna avere quella cattiveria in campo, magari può essere sulla carta meno forte, sì, parlano i palmarès personali, parlano le esperienze, però poi la palla è uguale per tutti e se parti già sconfitto non vai da nessuna parte. Poi puoi perdere, ma devi essere sempre a vendere cara, in questo caso la divisa al posto che la prende. Note porta, scusate, Rodriguez porta palla, subentrato poc'anzi, un altro giocatore di caratura per la Serie A2. Si muove e arriva il fallo di Michele Peroni, per cui è un debutto questa sera in Serie A2. È il fallo primo personale di Michele Peroni, è il quarto di squadra, la prossima Vigevano sarà in bonus, altrettanto Trapani è già in bonus, quindi
in questi 2 minuti e 23 secondi del primo quarto che mancano da disputare, ogni squadra a ogni fallo subito andrà in lunetta. Tira ancora Mian, non va questa tripla, ma è assolutamente un tiro che nella sua faretra c'è e ci sarà sempre. Vigevano può ripartire con Gianmarco Bertetti, servito Wideman, attacca Renzi, è più veloce, accetta il contatto fisico, non va dentro la palla. Il possesso viene dato alla squadra ospite. Ecco, è una chiave tattica questa. In questo momento l'unico centro disponibile, in attesa dell'esordio poi probabilmente la prossima giornata dell'altro acquisto americano di Trapani, Renzi ha una mobilità diversa per quanto non sia di certo lento di piedi. Wideman lo attacca, ha dei centimetri e chili di differenza, però sul primo passo può andare via. Beh, è leggermente più veloce, non è quella differenza che ti può dire a priori dire lo attacco. Ecco, diciamo che nel contesto di un gioco con un minimo di vantaggio preso, ok, ma partire da fermo non è così tanto più veloce a mio avviso. Qua invece recupera benissimo per un attimo il pallone. È quello che piace agli allenatori, piace ai tifosi, piace penso anche alla dirigenza. Ti butti a terra, tenti di recuperare la palla, di mantenerla viva, non c'è riuscito, ma Vigevano è di testa presente contro una Trapani che ha dimostrato sia questa sera ma ovviamente prima vincendo la Supercoppa di mentalmente essere un osso durissimo per chiunque. Sì, Vigevano ha fatto il suo percorso in precampionato con alti e bassi, ma si è fatta trovare pronta per questo esordio, lo sta dimostrando questo primo quarto e speriamo che vada avanti in questo modo. La squadra allenata da coach Pansa, qui in difesa su Rodriguez che attacca il pick and roll, aggressivo, resta i tiri in mezzo all'area e arrivano i due punti per il playmaker trapanese con la Trapani Shark che ributta il naso avanti, 20-19, un punticino di vantaggio quando siamo a un minuto e mezzo alla fine del primo quarto. Rossi per Wideman, largo Bertetti a cercare di isolare l'uno contro uno di Battistini che si gira, non è un tiro semplice, forzata questa conclusione per Vigevano che deve subito rientrare in difesa a coprire un'altra incursione di Rodriguez fino in fondo e poi sbaglia però il passaggio per Renzi che si era accentrato nella spaziatura, invece la voleva servire quasi sull'angolo qui Graziato in bro. Sul contatto subito dal nostro Pippo Rossi, metro però abbastanza allineato, non ci sono state fischiate diverse in una partita sino al momento corretta. Ora Vigevano a 10 secondi sul cronometro dei 24 dell'azione. Bertetti arresta il tiro affrontato da Renzi, inserisce una tripla importantissima, festeggia Gianmarco Bertetti, faccia tosta qui del nostro giovane Bertetti che ha avuto quel mezzo passo. Ha capito quando è stato il momento giusto per arrestarsi e tirare, perché giustamente Renzi doveva arretrare, non poteva tenere uno contro uno del nostro play che qui è in difesa su Imbro. Renzi, il primo pallone giocato in attacco per il lungo trapanese che commette infrazione di passi, non lo so, anch'io ho il dubbio come ce l'ha coach Parente, però sicuramente è stato un movimento strano, no, un movimento non bello da non vedere, bello da vedere. Giudicare da qua come posizione nostra di postazione non si può fare, ci si attiene a quella che è la visione sicuramente migliore dal punto di vista di appunto di dell'azione degli arbitri, ci può stare la non essere allineati come in questo caso lo staff di coach Parente. Ora Wideman da tre punti affrontato da Rodriguez, non va, arriva un fallo sul tiro da hanno chiamato un fallo, tre secondi in area. Sono due tiri liberi per Trapani. Sì. Perdonateci l'errore, io fallo, ho visto alzare un 3 di fianco a Wideman. È un fallo a rimbalzo, quindi è stata considerata già un'azione in difesa per il cambio possesso e quindi sì, Matteo Imbro con 6.6 secondi sul cronometro di questa prima frazione di gioco della prima giornata di Serie A2 Girone Verde 2022-23 può impattare con questo secondo a disposizione. 22 pari, muove in maniera impercettibile la retina. Vigevano avrà l'ultimo possesso prima del mini riposo. Ed è entrato anche il numero 10 per Trapani, Fabrizio Pugliatti, per questi ultimi 5 parte secondi. Tutta birra il capitano e con il suo floater il marchio di fabbrica. Vigevano chiude il primo quarto in testa, 24-22, non l'avrebbe detto sinceramente nessuno, forse un po' sorprendentemente, lo ammetto anch'io,
e lo fa con il suo uomo simbolo della cavalcata di tutti questi anni di crescita anche personale. L'abbiamo detto tante volte, Pippo Rossi l'anno scorso era un giocatore che aveva fatto uno scatto in più, si è guadagnato questa Serie 2 da capitano, lo ha fatto vedere in questa azione. Ho 6 secondi, me li gioco contro una squadra che può mettermi in difficoltà, ma vediamo cosa succede. Sì, bravo Rossi a sfruttare l'occasione che gli si è posta davanti, uno contro uno, e poi classica palombella forse addirittura in secondo tempo, neanche in terzo tempo, in secondo tempo con un rilascio morbido, il tocco, mano destra, tante volte gli abbiamo visto fare negli anni passati, e quindi bravo Rossi. Andiamo anche a fare una rapida lettura dei tabellini di questa prima frazione. Per Vigevano, Wildman miglior marcatore con 7 punti, seguono Battistini, Bertetti e Smith con 5 punti, Rossi 2, quelli del sorpasso per Vigevano che ha catturato 4 rimbalzi offensivi, tutti nella stessa azione con l'indemoniato Battistini che ha raccolto tutti e 2 i rimbalzi offensivi dei Ducali. Dall'altra parte miglior marcatore vicino a doppia cifra, Note con 9 punti, ma anche Imbro si sta giocando con 8 punti. L'altro, i canestri sono stati realizzati da Mian una tripla e Rodriguez 2 punti per una Trapani che al momento non ha ancora catturato un rimbalzo offensivo, ma è anche vero che sta tirando con il 54% dal campo. Dalla lunga distanza Vigevano 3 su 8, mentre 50% 3 su 6 per gli ospiti. Una partita che al momento, Mirko, ha visto Vigevano giocare alla pari, diciamolo, con sì, Trapani. Ritmi Trapani, alti. Attenzione, che ha una possibilità dal punto di vista tecnico, non dico illimitata. Al momento 8 uomini, capitan Mollura acciaccato, un uovo da inserire, ma ad esempio non abbiamo ancora visto Mobio, non abbiamo ancora visto Renzi. C'è tanta carne al fuoco. Intanto si riparte con Rodriguez per Imbro in posizione di guardia per sfruttare tutta la sua capacità offensiva. Mian dentro per Mobio, bel giro di palla, sbaglia sul più bello Pullazzi, non è che sembrava già fatto il canestro, ma delizioso il passaggio di Mobio che ha messo un cioccolatino in mano a Pullazzi, non è entrato, ma comunque la circolazione palla e la visione di gioco in questo caso di Mobio erano state ottime per la squadra di Cosparente. Sì, non abbiamo visto tante volte attaccare nel primo quarto Mobio, quindi è un segnale quello di dargli la palla sotto per Trapani, che vuole giustamente giocare su quello che è uno dei suoi giocatori di riferimento in attacco. Sì, è un giocatore, lo abbiamo detto tra le varie note così sparse degli avversari, ha giocato 2 partite con la maglia della nazionale della Costa d'Avorio ai recenti mondiali, oltre alle 2 promozioni consecutive con Scafati e Vanoli Cremona, ne ha avuta anche una da giovane come elemento del settore che andava a completare la squadra con la Leonessa Brescia, ha affrontato anche altre 2 finali per andare in Serie A dalla 2, insomma ci si attende tanto da lui, ma perché è un extra lusso andare a prendere Mobio che si meritava altrettanto, come abbiamo detto di Rossi per la Serie 2, di giocare la sua stagione da protagonista in Serie A. Ha scelto l'avventura di Trapani, il progetto del presidente Antonini, avrà avuto le sue motivazioni non soltanto dal punto di vista economico, e ora vediamo Vigevano che subisce il fallo nel play Bertetti da parte di Mian. Bertetti sgusciante riesce a catturare falli e nei potenziali mismatch a favore o a realizzare un canestro o a ottenere un fallo a carico degli avversari. Sì, aveva costruito poco Vigevano con quell'uno contro uno post basso di Rossi contro Imbro, la palla poi carambolata sulle mani di Bertetti, bravo a guadagnare almeno 14 secondi per questa azione di Smith un po' forzata, sbaglia e ritorna in difesa Vigevano sulla transizione offensiva trapanese a spingere Imbro per Rodriguez, prova a coinvolgere Mobio. Imbro da 3 punti si alza ed è un altro canestro per Matteo Imbro, MVP della Supercoppa. A mio modesto avviso, nella 2 giorni ma anche nella stessa finale, l'elemento decisivo nei momenti rilevanti della partita è stato in entrambe Pullazzi. In finale anche ha dato il suo contributo notevole in Bro, però ha dimostrato ancora una volta in più di quello che può dare, come Leonardo Battistini, non cattura soltanto rimbalzi, realizza anche bei canestri da
interno di grande caratura per Vigevano. Sì, la sensazione è che Trapani si stia affidando totalmente a Imbro, arriva adesso il primo canestro e di Mobio. Diciamolo, se mette questo tiro, se ha a disposizione questa soluzione offensiva, il rebus difensivo per qualsiasi squadra della Serie A2, Mobio non lo risolve. O no, Mirko? Sì. Se ha quel tiro lì così, dai 6 metri. Beh, allora, diciamo che Trapani ha fatto la scelta di prendere il giocatore americano in quel ruolo dove dicevo non ha l'americano esattamente nello spot di 3-4 e quindi lui comunque ha un piccolo vantaggio fisico-atletico sul diretto avversario di base. Qui Pullazzi secondo me fa un bellissimo canestro, non sono d'accordo assolutamente con la decisione, sì, di passi perché per ha tenuto il piede perno e ha fatto solo una cosa che si vede purtroppo poche volte, meno male che ce l'ha fatta vedere, e quindi palla persa sanguinosa di Trapani con Pullazzi. Sì, che... questo direi che è il primo fischio non corretto in una partita che al momento non aveva dato spazio a molte contestazioni normali come sviluppo sulle panchine da una parte e dall'altra. Come hai detto tu, non era passi quello di Pullazzi, è stato fischiato, è uno sbaglio, fa parte comunque del gioco di quello che è una figura fondamentale come gli arbitri. La tripla di Leonardo Battistini, ma che bravo Bertetti però a creare questo tiro con la sua penetrazione, qui però bruciato e bel canestro. Che giocata di JD Note, il primo giocatore in doppia cifra, anzi seconda in doppia cifra per Trapani assieme a Matteo Imbro a quota 11 punti, ma bellissima la sua realizzazione. Arriva un fallo in attacco, è il secondo di Vigevano ed è anche il secondo di Filippo Rossi. Una partita comunque che vede sempre in equilibrio il punteggio, 29 pari, sono trascorsi 4 minuti e 18 secondi di questa seconda frazione. Vigevano ha due falli di squadra in questo momento, un fallo Trapani. È sempre una partita divertente, piacevole e vivace da vedere e da commentare. Sì, volevo spendere una parola su Matteo Imbro, nel senso che anche tu dici, l'anno scorso ha vinto praticamente da solo contro Milano, riaprendo una partita che era già quasi persa per Treviso, se l'ha fatto contro la squadra più forte d'Italia, perché non lo può fare qui contro Vigevano, con tutto rispetto e con tutto quello che possiamo dare noi in campo questa sera. Ma io ti aggiungo anche che partecipò a una Jordan Classic Camp come selezione degli europei, quindi parliamo di un elemento che se ne è giovanili, e poi è stato capitano della Virtus Bologna, della Nutribullet Treviso, non due squadrette così di periferia. Ha dimostrato quello che può fare e lo ha dimostrato in questo momento anche Michele Peroni, si iscrive al tabellino della partita, suo primo canestro in Serie A2 è quello per cui è chiamato Michele Peroni. Il tiro da fuori è la sua arma, ma farlo in Serie B è una cosa, farlo in Serie A2 con meno tiri è un'altra. Dall'altra parte, piedi a terra dall'angolo, Mobio allarga sempre di più il raggio del suo tiro. Sì, molto ciniche le squadre fino a questo momento, stanno sfruttando tutto quello che la partita gli dà a livello di occasioni in attacco, non poche le forzature, è un'ottima visione anche per noi che stiamo guardando questo spettacolo. E un altro bel passaggio, davvero convincente la prestazione anche come gestione dei possessi dopo piccola incertezza iniziale di Gianmarco Bertetti. Serve Wideman, arriva al fallo. Questo tentativo di Wideman sotto canestro che non ha portato a due tiri liberi, comunque è stato ben confezionato nel gioco tra play e lungo. E Vigevano sta tenendo quel ritmo che alla fine del primo quarto gli aveva permesso di rimanere in partita. Qui sbaglia Smith, ma va bene così. Vigevano ha bisogno anche di queste conclusioni, lui lo sa che deve provarci. Qui in difesa contro Marini, che riesce a riprendere il pallone dopo il primo tentativo fallito, e sono due punti per Pierpaolo Marini, sono i suoi primi due punti. Sì, ecco, parliamo di Pierpaolo Marini, che è stata una spina nel fianco della Tezenis Verona in semifinale in Supercoppa, che è stato un elemento di spicco della passata stagione della Treviglio Basket. Pierpaolo Marini ha fatto quello che ha fatto anche Smith, attaccare il ferro, lo ha fatto con successo lui nella presentazione offensiva dell'Aila che Vigevano, non è stato lo stesso l'esito di Smith. Ora arriva la pressione di Mobio, pallone che colpisce il piede,
si resetta e si va a 14 secondi sul cronometro dei 24, quando siamo a quasi spaccata metà del secondo periodo di questo primo tempo. 32 Vigevano, 34 Trapani, colpo su colpo, ogni volta nessuna effettivamente in mano l'inerzia, non ce l'ha avuta nessuna delle due squadre. Vigevano si produce una tripla con Battistini, replica Mobbio, è un continuo così, ritmi molto alti, e in questo caso se la rotazione a 8 uomini, e correggimi Mirko se condividi o non condividi questa riflessione, di Trapani per questo inizio, partendo da zero come squadra, se non coach e capitano, può essere un vantaggio, perché se sbagli l'errore ci può stare, non vieni tolto, ci sono due giocatori in meno, diventi coeso prima. Però in una partita così vivace ad alto ritmo, per quanto dicevano abbia degli elementi più inesperti, magari può essere un piccolo svantaggio in questa fase, in questa partita, avere 8 al posto dei 10. Sì, può essere, come dici tu, a livello di energia da spendere in campo, fa anche tanto caldo, perché anche se è il primo ottobre, oggi c'erano praticamente 30 gradi e qui al palazzetto fa caldo, per cui c'è da calibrare e distribuire tutte le energie un po' su tutti i giocatori. Coach Pansa lo sa bene e infatti ha cercato di anche lui coinvolgere quanti più giocatori possibile. Ora Smith sbruccia con il primo passo, bellissimo canestro di Ike Smith, è andato su con il motorino o anche con l'ascensore, perché ha fatto un bellissimo balzo, non ha schiacciato, ma tanto vale sempre due schiacciate. Sì, bellissima schiacciata. L'autorevolezza con la quale ha portato la palla su un solo braccio, su una sola mano, e poi ha fatto canestro in quel modo. Pierpaolo Marini, il tiro è corto, ora il passaggio non ottimale di Peroni, scivola Ike Smith, è a terra ora, circondato dai giocatori di Trapani, arrivano i compagni di Smith, c'è da capire se cosa si sia fatto e se eventualmente debba uscire per le opportune valutazioni dello staff sanitario. In un gioco a due in contropiede, dopo il rimbalzo difensivo catturato sul tiro corto di Pierpaolo Marini, è scivolato su uno degli adesivi della lunetta nel canestro da dove sta attaccando la Elachem, si rialza, ovazione del pubblico a incitarlo. Una partita anche che ha una bella presenza di pubblico, anche di tifosi ospiti, che sono presenti in un bel numero, direi sopra il centinaio, e fa sempre piacere vedere una squadra che ha potenzialità di poter salire, ma che anche seguito in quello che è un debutto non nella propria dimora casalinga. Riparte Trapani, Vigevano ha perso una micro occasione di ritornare davanti, entra con il numero 2 Matteo Bettanti e rientra anche e riparte in campo ora, scusate, Trapani Shark. Matteo Imbrò gestisce il possesso, Nout affrontato da Michele Peroni, che è un buon specialista difensivo, può reggere la categoria, lo scopriremo domenica dopo domenica, partita dopo partita. Nout va dentro, prova a replicare Smith, rimbalza 2 tra Battistini e Mobbio, che lotta. Beh, Battistini prevale, che caparbietà quella del ex Cividale. Ora Peroni da 3 punti non va, era un bel tiro, era da prendere, non è entrato, però Vigevano ha costruito con delle buone spazzature, un buon canestro dopo una grande lotta a rimbalzo. Ora fallo di Bettanti, mestiere di Pierpaolo Marini. Sì, come si dice in gergo, gli è andato un po' troppo sotto, invadendo il cilindro dell'attaccante, e lo ha letto benissimo Marini, l'ha letto benissimo subito. Marini, che c'era un vantaggio in quella situazione su Bettanti, che era appena entrato a dar respiro a Smith, e ha fatto vedere il contatto netto, fallo, e ha fatto comunque un movimento che metteva nelle migliori condizioni possibili la terna arbitrale di non avere dubbi. Sì, certo, ha fatto una cosa intensa, anche una buona corsa nell'azione precedente in contropiede, per cui è un altro di quegli elementi su cui sicuramente Coach Pansa può contare. Riparte Vigevano dalle mani di Gianmarco Bertetti, supera ora la metà campo, affrontato già JD Nout, consegnato per Wideman, prova a servire Smith sotto il pallone, non lo riesce ad agganciare bene, il passaggio non era preciso al millimetro, ma grande capacità di leggere il momento, tira il pallone contro un avversario, Vigevano riparte con 12 secondi sul cronometro del 24, viene servito Peroni fuori per Battistini, circola la palla sul perimetro, sfrutta il blocco Bertetti, scarica per Peroni,
dicevano ad un secondo per tirare Battistini contro Imbro, tira la tripla, non va questa soluzione, non è andata a segno per l'ex Cividale, ma doveva prendersi il tiro obbligatoriamente. Ranotta non riesce a realizzare, Battistini cattura rimbalzo difensivo, riparte affrontato da Mobbio, ci sarebbe un antisportivo, c'è un antisportivo, grande leggerezza di Mobbio. Parliamo di un giocatore che, l'abbiamo detto più volte, è stato promosso non una ma due, anzi tre comunque come roster, in questa categoria al piano superiore non era necessario, poteva tranquillamente, sì, la difesa contenere o andare a spendere un fallo, ma un antisportivo non era nella dinamica dell'azione la cosa da fare, per nessun motivo tirare la maglia, ma oltretutto con una situazione che non lo richiedeva. Esattamente, non diciamo da lui una leggerezza di questo tipo che poi dà, oltre ai due tiri liberi, il possesso di Gevano che impatta di nuovo a quota 36. Leggerezza Mirko che parla anche dell'agonismo che c'è in campo, sfida Mobbio, Battistini, bella da vedere. Di Gevano invece qua è brutta da vedere, la rimessa viene letteralmente sprecata. Stavo dicendo, se vogliamo proprio trovare una nota positiva, che non c'è nel, per quanto poi non abbia concretizzato Di Gevano questo possesso, nel fare un fallo antisportivo, sotto sono veramente intensissimi ed è rimasto dentro con quella foga che è croce delizia, però dimostra che ci sei. Ora Imbro va dentro, c'è il fallo, sì, fallo. Sì, sì, due tiri liberi, assolutamente niente da dire, fa saltare tutta la difesa e poi si protegge per la conclusione Matteo Imbro, che è il primo fallo di Ike Smith per lui in questa serata, al momento 7 punti come Tyler Wildman per un totale di 14 della coppia di stranieri della Elakem Vigevano, mentre Matteo Imbro può provare ad andare a realizzare il suo 12° e 13° punto che lo renderebbero il miglior marcatore della partita, in quanto al momento Leonardo Battistini con 12 punti e 8 rimbalzi di 4 offensivi e a 2 carambole dalla doppia doppia. Si convincevano che con questo fallo ha esaurito il bonus, ricordiamolo. Trappano invece ancora un fallo da spendere. Corto, non è così usuale vedere un tiro libero corto di Matteo Imbro, potrebbe soltanto impattare ma non lo fa, e non sono uccello del malaugurio, purtroppo è stato così, ma dall'altra parte Ray Pullazzi, parliamo di agonismo, parliamo di essere dentro la partita, questo ne è un esempio. Sì, e tira e ritira, finalmente arriva anche per lui il canestro da sotto dopo tanti tentativi andati meno bene. Vigevano ritorna sotto i due punti ma ha subito un'altra occasione, eccola qua, a rispondere colpo su colpo con la tripla di Battistini, uno dei più positivi questa sera. Sì, io ho detto mancavano due rimbalzi dalla doppia doppia, lui si è concentrato sul tiro da fuori, va benissimo così. Leonardo al momento è a 4 su 4 dalla lunga distanza, direi che sì, come a Trapani dei lunghi perimetrali, come a Pulazzi, come può essere Mobbio, come lo stesso Renzi, Battistini ha una discreta mano, ecco, da qua ad arrivare al 100% ad essere miglior marcatore contro Trapani ci passa molto. Vediamo ora Note per rimessa nelle mani di Nian, consegnato di nuovo a Note, affrontato da Peroni, si prova a buttare dentro, va con un floater, non viene realizzato, rimbalzo di Gianmarco Bertetti, riparte inseguito da Note che prova la rubata, scarica bene prima di essere bravo Peroni pregato. bravo Peroni a fermarsi assolutamente sì, perché bisogna rallentare, non avere foga nel momento in cui non si è ben posizionati. Ragione Vigevano, 8 secondi, 7 secondi, Smith si butta dentro, bello il movimento, bello il canestro, bello tutto in questo caso, come è partita l'azione, come è stata gestita con testa da Michele Peroni e come Smith ha fatto quello che gli viene meglio, magari ma ha fatto due cose stasera Smith, veramente pregevoli, quel canestro mettendo la palla su una mano, ma fluttuando in aria, e questo dove praticamente ha disorientato due giocatori nel giro di un metro di spazio, anche meno, portandoli a scuola, e non stiamo parlando di due giocatori qualunque, e questa è un'ottima notizia per Vigevano, perché di un basket anche che lo vediamo sempre più spostato, sempre più distante dal resto tiro dentro l'area, dall'attaccare il ferro, ma giocare a livello balistico con grandi tiratori sempre più distante. Magari Smith non è un tiratore mortifero, ma questo è una giocata che ti rompe
l'energia da esatto, esatto, è proprio questo, cioè sono quei canestri che sconfortano la difesa, perché cosa puoi fare contro questi canestri? Nulla. Niente, e sai, cioè, che non puoi concedere il minimo spazio in quella dinamica difensiva, e ci saranno sempre delle azioni dove non hai costruito granché e ti devi affidare al talento dei tuoi migliori giocatori in attacco, e lui lo sa che è questo tipo di giocatore per Vigevano e in quel momento esce fuori. E potrebbe essere nella sua carriera di dirigente l'ennesima buona presa di Marino Spaccasassi alle prime scelte di stranieri in un campionato diverso da tutti quelli che ha gestito in questa risalita di Vigevano dalla prima divisione alla Serie A2. Lo scopriremo non nelle prossime puntate, nelle prossime giornate. Ora JD Not arriva il fallo per come si era posizionato in difesa Battistini. Nota comunque non avrebbe avuto modo di prendere un buon tiro, col corpo si è messo troppo attaccato per il metro che c'è in questa partita. Mirko, il fischio è giusto. Sì, ci può stare il fallo assolutamente, leggerezza qua di Battistini che era rimasto leggermente attardato sul primo passo, non era stato battuto nettamente ma era sempre lì di fianco a dar fastidio. E poi a un certo punto, però, quando c'è stato l'arresto dell'attaccante, è andato troppo sotto commettendo fallo. Un mezzo passetto e la terna arbitrale ha evidenziato subito questo, come era giusto fare. Esce Battistini, secondo fallo per lui, subito cambiato da Coach Panza. Nota, sbaglia il primo tiro libero, inserisce il secondo. Trapani torna a due punti di distanza da Vigevano, 41-39, quando mancano meno di due minuti alla fine di questo primo tempo. Bertetti ben piazzato da Rodriguez, quarto fallo di squadra, dal prossimo tiri liberi anche per Vigevano, già in bonus, è il secondo personale del che partita che sta facendo anche Bertetti, ragazzi. Sì, affrontando Bro, Rodriguez, anche Note, perché passano anche da lui i possessi, tanta qualità e anche tanta visibilità. Ricordiamo, Gianmarco Bertetti non svetta per la sua quei centimetri, i suoi chili, ma ora Whiteman servito da Bertetti non va la tripla, cattura un rimbalzo e anche quanto salta Note da sottolineare, aprendo il possesso, il pallone ritorna nelle sue mani, show difensivo di Whiteman sotto canestro, Pulazzi sarebbe libero ma non viene servito da Mobio, affrontato da Leardini, gioco fuori per Mian, fa saltare l'avversario che Smith si butta dentro, arrivano due punti. Fabio Mian in questa categoria con quel fisico non è soltanto tiro da fuori. Se abbiamo visto come la difesa per rispettare il tiro da tre punti vada troppo sotto, aprendo quindi là alla penetrazione, qui fallo in attacco giusto, fischiato a Whiteman, ma siamo ancora lì, 41 pari, la partita la stiamo facendo noi. C'è Trapani che risponde colpo su colpo, ma Vigevano sta facendo una grande partita questa sera. Sì, Vigevano, rispetto a quelle che sono state le sue amichevoli, le sue partite ufficiali in Supercoppa, ha già raggiunto, anzi ha già scollinato abbondantemente il 50% del suo fatturato tipico in 20 minuti. È una notizia rispetto a una squadra che si è allineata nello stare nell'ordine dei 60-65 punti. Ci sarebbe un contatto da Pulazzi e Bertetti, non viene sanzionato, riparte Vigevano, Smith cattura il rimbalzo difensivo, rallenta il gioco, aspetta i compagni, scarica per Peroni, è libero dalla mattonella centrale, non si fa brecare né una né due volte, tira subito, spara Michele Peroni, seconda tripla, e Vigevano ha un possesso pieno di vantaggio, ma è una partita non lunga di più, intanto è in partita ed tutti, è una notizia. Tutti stanno dando il loro contributo, il proprio mattoncino viene apportato da tutti i giocatori che stanno scendendo in campo per Vigevano, e non potrebbe che essere così, altrimenti non saresti sopra di tre punti a un minuto scarso alla fine contro questa Trapani. Un minimo di inerzia potrebbe darla questo canestro per questi ultimi 46 secondi, sperando di noi di Vigevano di allungare leggermente, e ovviamente invece Trapani vorrebbe ricucire questo possesso di svantaggio. È una Elachem, Mirko, che può anche galvanizzarsi nel trasporto del pubblico di questo esordio, di chiudere eventualmente questo primo tempo in vantaggio, lo decreteranno i possessi di questi ultimi 46 secondi e 5 decimi. Anna Vigevano che a viso aperto c'è, dall'altra parte Trapani non è in partita di più, è ancora tutta da scrivere.
è un esordio piacevole da vedere, veramente una partita frizzante, una partita che non ha visto errori difensivi eclatanti sia per una squadra sia per un'altra. C'è una buona prestazione al tiro per entrambe. Vigevano 46.9 dal campo, Trapani 50 spaccato. Certo, Bertetti che segna 4 triple è un fattore per Vigevano, come la qualità e la distribuzione dei canestri di Trapani lo è. Ora arriva un ritardo difensivo di Vigevano nelle rotazioni. Mian libero, diciamo, non proprio la miglior scelta a far tirare i piedi per terra Mian, ecco. Come non è la miglior scelta comunque anche Peroni, che è un giocatore non conosciuto nella categoria per molti allenatori. Però ora Smith replica con un possibile gioco da tre punti. Mirko, una partita dove non ci si annoia mai. Andrew, io sono sorpreso positivamente per questo ragazzo, per Ike Smith, perché questi canestri qua non glieli avevo visti fare in precampionato. Cioè, il basket non è solo tiro da fuori, non devi saper solo fare quello, anche volendo, sì, ma questo tipo di contributo è preziosissimo. Si aggiunge agli altri due canestri che ha fatto, e sono i tre canestri più belli che abbiamo visto sì, questa sera, assolutamente fuori ombra di dubbio. Questi sono messaggi che vengono lanciati all'altra squadra: guardate che noi abbiamo anche dei giocatori buoni, forti, che ti risolvono anche le azioni dove non si è costruito granché. E questo non dico che spezza le gambe, però comunque è un segnale di rispetto. Mina la fiducia, parliamo della formazione anche nei confronti della terna arbitrale. Non completa il gioco da tre punti, mina la fiducia perché? Perché arriva Trapani comunque forte di aver vinto una coppa, che poi a fine stagione, se il tuo obiettivo è essere promosso e non si può nascondere la formazione del presidente Antonini, è ininfluente, ma intanto è un trofeo. Poi si è abbinata una promozione, conta senza, conta meno. Note, non va il tiro, prende rimbalzo Whiteman, parte 3 secondi, 2 secondi, Leardini da 7 metri e mezzo, la tripla non va. Vigevano però chiude lo stesso in vantaggio questo primo tempo dell'esordio nel ritorno in A2. Vigevano 46, Trapani Shark 44. Andiamo, prima di fare un piccolo recap, a leggere quelli che sono i tabellini. Per Vigevano, miglior marcatore di squadra e dell'incontro in generale, Leonardo Battistini con 15 punti, Ike Smith in doppia cifra, secondo giocatore di Vigevano 11, Whiteman 7, Peroni 6, due triple molto importanti come cosa specifico, Rossi 2, Bertetti 5. Per Trapani 12 punti note, Imbra 11, due giocatori in doppia cifra, Mian 8, Mobio 5, Pulazzi 2, Rodriguez 2 e Marini 4. Mirko, ora nei panni di coach Parente, cosa deve andare a concentrarsi di più con una Vigevano così e con queste percentuali rispetto a questa prima partita che non credo considerasse Vigevano 46 punti dopo? Assolutamente stringere la maglia in difesa se fossi Parente, perché sono troppi 46 punti subiti da Vigevano. Per Vigevano invece potrebbero non essere troppi 44 punti subiti da Trapani, ecco. Ora andremo a scoprire tra meno di 14 minuti come si evolverà. Intanto vi diamo appuntamento alla ripresa per il secondo tempo. A più tardi. Riprendiamo il collegamento per questo secondo tempo che inizierà tra meno di un minuto. Un primo tempo che ha visto Vigevano giocare una partita eccellente, come dall'altra parte anche Trapani stessa, perché Vigevano è davanti di due lunghezze, 46-44, in una partita da attacchi intensi, ma dall'altra parte non ci sono state difese, a parte qualche magari azione, sì, ma numericamente davvero poche, disattente. Stanno entrando i tiri da una parte e dall'altra con alte percentuali. Vigevano ha chiuso il primo tempo con il 47.1 dal campo, Trapani con il 50%. Vigevano ha avuto Battistini, ora correggo, purtroppo ho conteggiato male un tiro, con 3 su 3 dal campo, dall'arco, e non 4 su 4, comunque eccellente lo stesso la prestazione da fuori di Leonardo. Una Vigevano che dovrà cercare di mantenere questa intensità, questa resa offensiva non sarà semplice contro Trapani, che ribadisco ha giocato bene fino a questo momento. È Vigevano che è andata oltre le previsioni, e riuscire a avere questa resa, questa intensità, questa tenuta mentale, Mirko, non sarà così facile per Vigevano, che immagino d'altra parte troverà una Trapani vogliosa di dare ancora di più, stimolata da coach Parente, perché
hai concesso tanti punti aggiuntivi rispetto al tuo piano partita. Sì, a mio avviso Trapani non si aspettava questo inizio da parte di Gevano, che poi non è stato proprio solo un inizio perché è durato due quarti, e quindi dovrà aggiustare qualcosa in questo secondo tempo la squadra di coach Parente. Ora in un buon gioco a due non arriva il canestro da parte di Wildman, possesso nelle mani per la circolazione sul perimetro, ora arriva sotto, gioco un possibile mismatch, e lo è, tra Pulazzi e Smith, arrivano due punti appoggiati da Mobio, impatta il pareggio 46 pari Trapani. Ora Elachem che deve rispondere in questa partita, che ha visto sempre repliche contro repliche continue. Bellissimo il passaggio di Lardini, l'appoggio al tabellone da parte di Smith non è vincente, arriva il fallo di Pierpaolo Marini. Mirko, anche Lardini, parliamo di un altro elemento all'esordio in Lega 2, partito in quintetto al posto di Battistini, qualche acciacco nel precampionato per Leonardo. Ecco, questa è una giocata intelligente. Ottimo questo passaggio, coach Panza si fida di questo giocatore e nonostante i 15 punti di Battistini nel primo tempo ha ripartito col quintetto col quale aveva iniziato la partita, segno di quanto si fidi di ogni suo singolo giocatore. Bravo tu a far presente questo, perché è un dato non trascurabile. Smith ha sbagliato il primo tiro libero, ha sbagliato anche il secondo, non è, ahimè, un esterno americano da buone percentuali a cronometro fermo, siamo diciamo più vicini al 50%, ora arriva anche però di frustrazione un fallo superfluo che permetterebbe in questo caso al rivale Note di Trapani di completare un gioco da tre punti. Il fallo è assegnato alle Ardini, ma comunque c'era un ritardo anche di Smith. Possibile gioco da tre per Trapani. Ecco, in un punto a punto che non ti aspettavi questa sera, almeno nei primi 20 minuti, non concretizza Note, arriva il rimbalzo di Wildman, prova a pressarlo Mobio, ma Wildman porta palla dall'altra parte, cerca un compagno pressato da Note, riesce comunque a dare a Smith, e ora ritorna nelle mani di Bertetti con 12 secondi il possesso, 8 secondi sul cronometro del 24, Bertetti si butta dentro, scarica fuori, piede a terra per Lardini, dall'angolo destro non va il rimbalzo però di Peroni contro Mobio e Marini, ora di nuovo stesso angolo, altro interprete, non è entrata quella di Lardini, entra quella di Gianmarco Bertetti, Vigevano rimette il muso davanti. Questa azione è la fotografia del perché Vigevano è in partita contro Trapani questa sera. Grande fiducia in ognuno dei giocatori, questo è evidente, oltre che ora arriva un canestro di ottima fattura da parte di Matteo Imbro, tra i più positivi a tutto campo della squadra di coach Parente. Come dicevi tu, Vigevano ha anche uno staff che crede nei suoi uomini, è ripartita con Lardini, è andata a segno prima con Bertetti, è andata a segno di nuovo con Bertetti dalla stessa mattonella dove aveva sbagliato Lardini, ma che anche commentando un errore aveva fiducia, ha preso quel tiro, non è entrato, fa niente, era una soluzione valida. Arriva invece un fallo di Bertetti che si porta le mani alla bocca, ma qua paga l'esperienza di Matteo Imbro. Questo è fallo, l'abbiamo visto, l'ha preso, c'era, l'ha preso. Ed è stato bravo a prenderlo, come in altre giocate avevamo visto ulteriori interpreti di Trapani essere in grado di riuscire a strappare un fallo quando magari non è arrivata la miglior soluzione offensiva, comunque guadagnare un passaggio in lunetta. Gevano ha due falli di squadra dopo questi primi due minuti del secondo tempo, Trapani 1 realizza il primo Imbro. C'è da asciugare il parquet di gioco. Vigevano ha un complessivo 7 su 11 dalla lunetta contro un 9 su 13 di Trapani, quando ancora Imbro ha due tiri liberi a disposizione. Stiamo andando avanti, Andrew, con il botta risposta che ci ha portato anche nel secondo quarto a vedere questi avvicendamenti nel punteggio, canestro da una parte, canestro dall'altra. Stiamo andando avanti sudando. Punteggio medio alto, sudando in campo, ma anche qua personalmente. Ma a parte questa nota non richiesta da nessuno, tranne che da me, che penso alla lavatrice questa sera, in questo caso sì, punteggio elevato, ritmo elevato, ma tanta concentrazione. Cioè effettive grandi sbavature non ci sono state, arriva invece una grande schiacciata
la prima di questa partita in generale la mette Tyler Wildman, ha fatto vedere se gli lasci quello spazio lungo linea se lo prende subito. Sì, è un altro messaggio che è stato mandato, come anche questa palla recuperata da Michele è una bella cosa per Vigevano. Bertetti se la sente, spara, poi la palla per un attimo sembrava di Wildman, ma sì, un filo meno di convinzione per Wildman, ma non ci dobbiamo far prendere dalla foga, perché quello lì è una forzatura, quel tiro lì, che lavoro difensivo però che ha fatto Michele Peroni, perché si conoscono le sue caratteristiche, è chiamato a un lavoro non facile in una categoria nuova e ha ottenuto per ora una buona partita. Arriva qua la stoppata di Leardini, inchioda Ray Pulazzi, gasa il pubblico Giacomo Leardini, è l'abnegazione difensiva dei debuttanti. Ottima stoppata di Leardini, pulitissima, si fa trovare pronto. E ha inchiodato un cliente non proprio così alle prime armi, e altrettanto un elemento che non è che va su molle e l'ha fermato. E tanto passa da queste giocate. Ora Vigevano è a più uno dopo tre minuti del terzo periodo. Smith, fallo è di Note. Guardate com'è sgusciante nei primi passi dopo che mette per terra il pallone questo ragazzo con numero 3 e con la maglia gialla, con la fiducia, con le azioni che tu ben evidenziato, sì. Perché tanto passa anche da lì, hai le tue capacità, se riesci a canalizzarle e far vedere questi canestri magari poi arrivano anche altre che non sono, come poteva essere questa tripla, il tuo marchio di fabbrica. Non è entrata, ma arriva il rimbalzo offensivo premiato dal rimbalzo lungo per Vigeva. Allora Bertetti fa saltare due avversari, consegna in qualche modo a Leardini, restituisce la stoppata con Mobbio, ma Leardini prova a recuperare palla, arriva il fallo tattico qua, giusto, un fallo però tutto sommato ben speso, perché non trascende nel fallo antisportivo, per quanto sia il terzo fallo di Giacomo Leardini, e immagino che nel giro di poco o immediatamente arriverà il cambio. Eccolo qua. Leonardo Battistini dal cambio a Giacomo Leardini. Chiudiamo anche in rima, non ho fatto qualcos'altro da dire ai nini, però Vigevano rimette sul campo Leonardo Battistini. Speriamo che continui sull'onda del primo tempo, non perché ci aspettiamo altri 15 punti, perché sarebbero 30 alla fine della partita, ma perché deve dare un segnale alla sua squadra di compattezza. Sì, e anche perché con due rimbalzi andrebbe in doppia doppia, quindi magari non farà i canestri, almeno due rimbalzi deve raccogliere per il reperto personale. Ora il pubblico rumoreggia su quella che è la scelta arbitrale che porta Vigevano, ahimè, per questa stoppata non data come buona. Vigevano raggiunge già il bonus dopo meno di 4 minuti di questa frazione di gioco. Dall'altra parte Trapani è ben distante da entrare in bonus per Paolo Marini. Ricordiamo la regola: se tocchi il ferro, tocchi la retina, è canestro buono. Quindi hanno dato buono il canestro per chiamata questo momento. Giustissima per quella, questo quella fatta, nulla da eccepire per alcun motivo. Vigevano ora si affida di nuovo a Bertetti, non va il tiro, arriva il rimbalzo di Pierpaolo Marini, riparte in contropiede, può fare del gioco dentro l'area in penetrazione. Trapani, il caricare i falli, Vigevano si affida a Note, era libero, era una buona opzione, ha un ottimo tiro e questo è andato lungo per fortuna dei padroni di casa. Ora Wildman affronta Renzi, troppo evidente il contatto, fallo offensivo, chiamata giusta. Sì, è andato proprio dritto per dritto con la sbracciata ed era lì pronto ad aspettarlo Andrea Renzi. Quindi questo è il terzo fallo di Wildman, un fallo gratuito ma anche una posizione ben tenuta da Renzi, che ha letto la foga dell'avversario e si è piantato e ha preso un fallo con non mestiere, semplicemente con capacità. Vigevano in questi strappi, in questo ultimo minuto pieno di gioco, è andata un pochino più in confusione, cosa che a tenere questi ritmi, questi giri del motore di squadra può anche accadere. Deve essere brava, una partita che non ha mai visto nessuno andare ampiamente avanti, a non farsi sfuggire. Ora Peroni quasi recupera palla da Marini, non riesce, Marini con tutto il suo talento concretizza e mette altre due punti per Trapani. Ora ha difeso bene Peroni sul primo tentativo di Marini, e poi invece è stato solo più bravo e più caparbio nel trovare questo canestro che ridà
4 punti di vantaggio alla squadra trappanese. Sì, vigevano ora un po' più ingolfata che prova la tripla con Napperoni, non va, non riesce a catturare il rimbalzo offensivo a Battistini. Dall'altra parte Renzi prova a punire, ha nelle sue corde il tiro da fuori, si è spostato mano a mano nella sua carriera come tipo di soluzione al tiro Andrea Renzi, giocatore più esperto, classe 1989, anche due presenze agli europei sotto la guida di coach Pianigiani. Per Renzi non entra il tiro, poi vigevano tentare di recuperare questo mini break. Wideman piazzato non va, non commette fallo giustamente Bertetti sul rimbalzo difensivo di Marini, che sta diventando un fattore silente nel primo tempo, molto attivo in questo secondo. Serve Matteo Imbro, è liberissimo, break importante da parte di Trapani, vola, non è tanto ma vola, perché è a più 7 in una partita molto stretta di punteggio. Mirko, vigevano, ha affrettato un po' troppo alcune azioni non andando a gestire bene i 24 secondi. Sì, Andrew, si sta affidando un po' troppo al tiro da fuori, che sia da 3 che sia da 2, e quindi deve cercare di riuscire ad entrare dentro l'area con un po' più di incisività. Un tema sicuramente è stato l'aver limitato i Smith in questi primi 6 minuti, non abbiamo visto nessuna scorribanda del nostro migliore esterno. Da una parte si è esaltata sulle due triple dall'angolo destro di Bertetti. Esatto, però non possiamo sempre solo tirare 3 punti con Bertetti. Con libertà e inserite. Dopo gli altri tentativi di Bertetti, di Peroni, poteva costruire altro. Poi potevano anche entrare quei canestri. Dall'altra parte Trapani con Pierpaolo Marini ha trovato un interprete nella sua possibilità di averne non uno o due ma praticamente 8 a disposizione come realizzatori, che ha messo che cosa? Il turbo, ma non l'ha messo soltanto per se stesso, adesso ha servito un compagno, lo ha messo in ritmo, prima ha messo in ritmo se stesso aumentando il suo tabellino dopo i 2 punti del primo tempo, e adesso anche chi gioca con lui. Sì, bravo Marini a trovare i piedi per terra, lo scarico per il compagno di squadra Imbro, che è già a quota 19, quindi il miglior realizzatore questa sera della partita. Vigevano deve riprendere un po' di inerzia assolutamente se vuole rifarsi sotto nel punteggio in questi ultimi 4 minuti. Qui pasticcia un po' Smith sul controllo di palla, se la sente poi ha una piccola incertezza Wideman, ma riesce lo stesso a far canestro con un tiro da 3 punti che rimette in carreggiata Vigevano sotto di qua, avrei detto, ecco. Mi smentisce. C'è da difendere però adesso sull'attacco di Mobio, fuori si alza da 3 punti Trapani e trova un altro canestro da 3 punti. Si costruisce molto bene il canestro con un palleggio aggiuntivo JD Note, per lui questo è il 17° punto, ha realizzato 19 in blocco con ben 6 falli subiti. Ora vediamo come potrà replicare Vigevano. La Ela che fa circolare la palla, si butta dentro il capitano Rossi, bellissima la penetrazione, non viene premiata dal canestro ma deve subito andare a difendere duro Vigevano, lo fa questo capitano che rientra. Ora Marini, gioco a 2 con il blocco di Renzi, palla per Nota affrontato da Rossi, mancano 10 secondi sul cronometro dei 24, arriva il fallo su blocco, ben evidenziato da Rossi il fallo di Renzi, blocco in movimento, e anche queste giocate servono, e Filippo Rossi è questo giocatore. Sì, Andrew, hai detto bene, Vigevano ha bisogno ora più che mai, nel momento di massima difficoltà della partita, lo possiamo dire, è questo. Vigevano ha chiamato il minuto per frenare quell'inerzia, è ripartita, ha fatto il canestro di Wideman, ma c'è stato un altro canestro a 3 punti che di fatto ha annullato quell'effetto positivo. Siamo sotto di 7 punti, non eravamo mai stati sotto di 7, ma ci può stare, non è uno svantaggio enorme, c'è tutto il tempo, bisogna avere calma, pazienza e tutto quel coraggio che c'è stato nel primo tempo. Ora Smith va a servire Battistini, per ora non aveva sbagliato nessun tiro da fuori, arriva il fallo sul recupero sul rimbalzo offensivo di Smith. Vigevano nella singola frazione questo terzo periodo è sotto di 9 lunghezze, 20-11. Trapani sta mantenendo il suo ruolino di marcia, anzi anche di più, ha segnato 22 punti per quarto nel primo tempo, ne ha già messi 20 con 3 minuti e un secondo da giocare in questo terzo periodo. E Vigevano che ha un po' più arrancato, attenzione, davanti a una fuoriserie. Sì, sì, ma era tutto preventivato che si poteva arrivare a questo punto della partita con un punteggio di questo tipo. Battistini
sul pop-up, giustamente se la sente, era libero, doveva tirare, e tra l'altro è in serata, è in fiducia, quindi assolutamente. Magari ecco, spingiamo il contropiede per cercare un canestro facile, magari due contro uno. Rossi può cercare di prendere un fallo, non è questa l'occasione. Vigevano non sprechiamo deve... qua Andrew, sì. Sprechiamo un'occasione per ritornare un po' sotto nel punteggio, o si va più convinti in un contropiede, una transizione molto rapida, o si ragiona se è fatto un qualcosa a metà strada. Non era nella prima opzione, nella seconda. Ora un possesso molto chiave, perché Trapani può anche arrivare alla prima doppia cifra di vantaggio. Si butta dentro Rodriguez, va a prendere il fallo di Bertetti. Vigevano già in bonus, dal prossimo fallo lo sarà anche Trapani. Vigevano lo è dal quarto minuto circa di questo periodo. Rodriguez è un buon tiratore liberi, può portare fino al più 9 a tre possessi pieni di divario Trapani Shark. Vediamo ora Rodriguez in fila il primo. Mi aspetto, Andrew, una riscossa che arrivi e parta dal nostro capitano, ok? Sì, e un passettino alla volta. Gioco anche interno, gioco che ci sta negando anche tutti con insieme, capacità. Però io mi aspetto qualcosa da come si chiama, da Wildman, che in questo momento è l'unico americano di Vigevano in campo. Una Vigevano che già sta trovando nella difesa, abbiamo detto, quali accorgimenti adotterà coach Parente. Ha tolto un po' di dimensione interna in attacco al ferro con Smith, palle canestro con Wildman e Battistino. Arriva un bel gioco 2 con Bertetti, arriva la realizzazione, pulita, non pulita, non è rilevante, sono sempre due punti. Li mette Wildman, aveva messo una tripla pesante come senso specifico per Vigevano. Arriva un fallo in attacco, Vigevano ora è ritornata un filo più vicino, può tornarlo ancora di più. Un canestro alla volta con calma. Sì, non bisogna farsi bene la frenesia, non c'è il canestro da 8 punti, d'altronde il punteggio dice che siamo comunque a contatto e manca ancora tanto alla fine, quindi non bisogna assolutamente affrettare le conclusioni, poco per volta e si può benissimo rientrare in gara. Rossi porta palla, cerca di consegnare a Bertetti, riesce a farlo, ora arriva il blocco di Wildman, tentano un gioco a due ma sì. Prezza il blocco, arriva la tripla di Bertetti, non va, rimbalzo offensivo di Wildman, non viene convertito, ma il secondo rimbalzo offensivo è di Rossi. Ora di nuovo palla Bertetti, finta il tiro da tre punti, si butta nel traffico per Peroni dalla punta, realizza Michele Vice Peroni. Il canestro più importante della partita questo. Sì, e diciamo che quando è il tuo debutto, sì, hai messo due canestri nel primo tempo, ma deve essere un tiratore di razza per andare a prendere questo, che era da prendere, attenzione, ma metterlo e prenderlo sono due cose diverse. Replica Andrea Renzi, dicevamo, ha giocato un europeo, ecco, quantomeno è arrivato in nazionale, ha fatto delle presenze, non è proprio così. Sì, lì deve arrivare l'aiuto sul lato dal lato debole, assolutamente, perché è un... tiro che se no non è marcabile dal lungo. Ora che 6 secondi aiuto. Mirko 5 deve forzare Rossi dalla distanza, arriva un lob per Peroni che lo converte quasi come un assist, no, non verrà spero conteggiato così, ma dal punto di vista formale nel gioco è quello che è avvenuto. Vigevano, anche questo entra dentro nella fortuna di una partita dove se sei positivo, se sei volitivo ti può arrivare. Vigevano meno 5, un minuto secco alla fine del terzo periodo. Giocata da campetto qua di Peroni che mette a frutto tutti gli anni del 3 contro 3 che lo ha visto protagonista. Serve tutto. Se Valentino Rossi se si allenava nella sua pista a fare motarda dentro casa nel ranch e allena un tipo di riflesso in un altro sport, un tipo di attenzione. Anche il 3 contro 3 che viene molto sottovalutato, ma è disciplina olimpica, quindi ha un suo rilievo, ti può dare cosa? Qualcosa, una lettura in più, in questo caso gliela ha data Angle Peroni. Ora vediamo sulla zona, possesso, siamo a zona. A zona Mian, attaccare, scaricare per Capitan Mollura da 3 punti, non va, arriva a rimbalzo offensivo, corto, si scontrano i due giocatori, Not e Renzi, Vigevano può attaccare 5 contro 3, lo fa con Battistini e va fino in fondo, Leonardo Battistini mostra i muscoli,
si gira verso la panchina, passa, predica la calma, perché sì, guardiamoci, specchiamoci, no, dopo, adesso c'è un'azione, una discrepanza di 12 secondi circa tra il cronometro generale e quello dei 24 secondi, arriva il pallone a Note, si butta dentro, fallo di Rossi, bravo Note ad aspettarlo, ingenuità, si impara anche da queste cose, non doveva mettere la mano Filippo, è un momento però di grande tensione ed è un giocatore che non rinuncia mai alla intensità difensiva. Lì sul primo passo ha bruciato il nostro buon Pippo e che primo passo poi dalle retrovie gli è stato lì per dare fastidio, ma troppo vicino, perché c'è stata una spinta da dietro che ha condizionato poi anche la conclusione di Note, che è stato sottolineare anche la pulizia stilistica di come mette giù palla e parte Note, a prescindere dalla velocità meno del primo passo, molto elegante nei movimenti, molto anche concreto. Sì, è il metronomo di tutta la squadra trapanese e quindi non mi stupisce in questo senso. Fa però 1-2, vigevano a un ultimo possesso potenziale con tutti i secondi per la Elache, ma ne mancano in questo momento 8. Bertetti gioca 2 con Whiteman, un filo lungo il pallone, prova a mettersi in ritmo con il palleggio giù, riesce, realizza altri due punti importantissimi e sono il sesto e il settimo punto nella frazione del terzo periodo per Whiteman. Tyler riporta Vigevano a meno 2 punti. Siamo ritornati a contatto, Andrew. 70-68, andiamo a sottolineare che cosa? Che Trapani vince questo periodo, ma quando mancavano 3 minuti era 20 punti realizzati, negli ultimi 180 secondi come giri di lancette ne ha messi soltanto 6 e Vigevano invece 9, lì dove era il momento più difficile. Sì, Vigevano non ha mollato, anzi ha aumentato i giri e adesso è lì a 2 punti. Leggiamo l'aggiornamento di quelli che sono i tabellini. Per Vigevano resta il migliore marcatore Leonardo Battistini con 17 punti e adesso in doppia doppia con 10 rimbalzi e un complessivo 23 di valutazione anche grazie ai 2 falli subiti e un assist. Segue Tyler Whiteman con 7 punti preziosissimi che lo portano a 16 totali con 4 rimbalzi, poi a 11 punti un terzetto con 5 giocatori in doppia cifra, Peroni 11, Bertetti 11, Smith 11, per Peroni anche una grande presenza difensiva, per Bertetti 6 assist e 2 punti di Capitan Rossi, una Vigevano che tira con l'11-28 dall'arco dei 6-75, 7-11 tiri liberi. Per Trapani miglior marcatore un fantastico Matteo Imbro assistito da JT Note, Imbro 19-18 Note, Imbro inserisce anche 6 falli subiti e 3 assist, 25 di valutazione, il miglior giocatore in campo per tutto quello che ha fatto in ogni fondamentale. Seguono con 9 punti Marini, fattore in questo periodo per quanto riguarda Trapani Shark, 8 punti di Fabio Mian, 5 di Mobbio, 4 di Pulazzi, 4 di Rodriguez e 3 di Andrea Renzi, con una 15-20 a cronometro fermo e 9-19 dalla lunga distanza. Trapani tira col 51%, Mirko, Vigevano con il 43.9 che arrotondiamo a 44, la differenza la farà tanto, secondo me, chi andrà prima in bonus, perché Vigevano è andata molto presto nei quarti in bonus, mentre attenzione nella Supercoppa una Trapani che ha sempre dominato e questo fa capire quanto sono intense, è sempre stata la prima squadra ad andare in bonus in ogni quarto, poi ha comunque vinto dominando ogni incontro con Verona e Treviglio. Vediamo Note, si riprende questa ultima frazione, Mobio affrontato da Battistini, fa arrivare la palla a Chia, Matteo Imbro affrontato da Bertetti, Imbro si butta dentro benissimo, arriva il pallo di Bertetti, paga in centimetri, Imbro non è molto scattante, non è di certo questo il suo plus, ma gli ha preso il tempo e quindi, però sa molto bene quando fare il passo in più e partire. Ritorna Pippo Rossi per cercare di contenere e avere una stazza che possa far fronte, e arriva il fallo di Ray Pulazzi, Ray della scuola Nanto, no, per fare una citazione pop anni 90 che in giro, Ray scuola Virtus Roma, giocatore ex Urania, commette un fallo di un po' troppa foga che non ti aspetti da un elemento attento come lui, agonista sì, ma non sprovveduto.
Sì, qua la leggerezza di Pullazzi è evidente proprio sotto gli occhi dell'arbitro, che non ha potuto esimersi da fischiare fallo. Esatto, la leggerezza è quella, dove si commette. Certo, c'è una terna, è più difficile non essere visti, ma parlo proprio con l'arbitro. Ora Smith si butta dentro, replica la difesa ottima di Mian, e Vigevano deve ora difendersi dall'attacco gestito da chi? Sempre lui, Matteo Imbrò. Sul Forossi arriva il blocco di Pullazzi, si va a muovere ancora il pallone sul perimetro. Note, mancano 6 secondi, 5 secondi, affrontato da Strautmanis. Primo momento in campo per Christopher Strautmanis, un altro degli eroi della promozione di Vigevano, e fallo. Sì, Strautmanis a dare un po' di fiato al buon Wildman, che è lì in panchina, ma tra poco ritornerà sul parquet di gioco. Ancora sì, per Christopher soltanto 3 minuti e 17 secondi di gioco in questa partita. Questo era il suo secondo fallo. C'è da dire che Chris è stato molto prezioso nella sua crescita l'anno scorso per la promozione. Questa sera Wildman è del tutto in palla, quindi andarlo a togliere è soltanto un momento di far risettare, sì, certo. Ed è giusto che sia così, ma è un elemento che dalla banchina ha delle soluzioni, non soltanto al gioco sotto, anche come Wildman una capacità da fuori di non essere sottovalutato, come altrettanto sono i lunghi avversari. Vigevano pareggia il contropalli con un'altra bella difesa, in questo caso è risultato Pippo Rossi come se fosse un canestro, ed è giusto fare così perché il secondo fallo di squadra di Trapani pareggia quelli di Vigevano quando mancano meno di 9 minuti alla fine di questa prima giornata. Possesso con 13 secondi, arriva Peroni quasi intercettato da Mobio. Peroni da 3 punti, non va, rimbalzo lungo, finisce nelle mani di Imbro, riparte, prova a accelerare bruciando Rossi, scarica non bene, troppo forzata questa giocata di Imbro. Mian con esperienza va a fare un fallo tattico, Mirko era quello che doveva fare. Sì, bravo Rossi a rimanere lì col corpo, e non c'era il fallo sulla penetrazione di Imbro, che forse non si aspettava tutta questa solidità. Ora esce Mian, autore del fallo, per una Trapani che ha 3 falli Marini, 3 falli Rodriguez e 3 falli Pullazzi. Nessun giocatore con 4 falli, soltanto per Vigevano c'è Bertetti con 4 falli, e per questo avrà molti più minuti Pippo Rossi, che non è una riserva in una squadra dove le rotazioni sono comunque ampie. E Pippo ha fatto vedere quello che può dare, quello che può dare di cattiveria, quello che può dare anche di concentrazione e abnegazione. Ora la rimessa, non riesce ad arrivare la palla Smith, arriva lunga Strautmanis, non la migliore delle soluzioni, ma ovviamente c'era difficoltà sulla pressione ottima, perché non stiamo a fare grande intensità. Vantaggio contro Imbro, non va il tiro, non arriva a riuscire a concretizzare questa prestazione Strautmanis in un importante mismatch costruito nel gioco a due tra compagni da più di un'annata. Ora Imbro prova a replicare, finta il passaggio da Note, mancano 8 secondi, 7 secondi, si butta dentro, arriva il fallo di Peroni, alza la mano il numero 66 di Vigevano. Peccato per l'occasione sfumata in quel mismatch sotto canestro tra Strautmanis e sì, non era facilissimo perché era molto sotto, e non era, poi da qua la prospettiva non ci aiuta, nel senso che era molto più proprio sotto il ferro, e quindi l'angolo non era ottimale, doveva aggiustarsi coi piedi, aveva tante persone lì sotto. E ora pressione, passiamo alla personalità. Matteo Imbro affrontato da Rossi, scambio difensivo con Wildman, è libero ma viene sporcato il passaggio. Pullazzi, che aveva comunque possibilità di attaccare Smith, il tiro non va, rimbalzo offensivo di Pullazzi, grande intensità di Rossi, palla fuori per Imbro, può essere un tiro importante, non realizzato, secondo rimbalzo offensivo di Mobio per prolungare il possesso, 10 secondi, si butta dentro Marini con molta intelligenza, non realizza ma cattura un fallo, l'ennesimo fallo preso da Pierpaolo Marini. È una Trapani Shark che fino a questo momento nei precedenti 33 minuti aveva preso 2 rimbalzi offensivi, li ha presi il doppio, li ha presi anzi doppio, la stessa quantità li ha presi in questo possesso, ed è qua che esce la qualità. Sì, ha dimostrato un po' più di freschezza in questi ultimi possessi, un po' più di freschezza atletica in questi ultimi possessi Trapani, anche se il punteggio è sempre lì a contatto, 68 Vigevano, 71 Trapani Shark, anche se poi riescono a prendere rimbalzi in attacco quelli di Trapani. Ottima difesa fino a questo momento di Pippo Rossi su Note, costretto a passare la palla fuori, un altro rimbalzo in attacco, altro extra possesso per Trapani. Qua c'è Peroni sulle tracce di Imbro, che si alza a 3 punti,
sbaglia Pippo Rossi col contatto, ma c'è Smith che si invola dall'altra parte a però commettere fallo di sfondamento. E diciamo, no, Mirko, qua Vigevano doveva ragionare, non doveva andare così veloce, può essere una chiamata con un'interpretazione o un'altra, per me è sfondamento, o meglio, il linguaggio del corpo in questa azione va a essere a favore della difesa. Perché? Perché era un attacco un po' confusionario di Smith, troppo lanciato, come se fosse già nello stacco, ma era la lunetta. Io avrei rallentato, sì, più 70-80% sfondamento, quindi sì. Sì, sì, no, per me la chiamata, io sono totalmente a favore della chiamata. Vigevano doveva non farsi prendere la foga e ragionare, anche perché veniva da extra possessi su extra possessi di Trapani, che ha catturato tre rimbalzi offensivi, molto più di quello che aveva fatto nei 33 minuti precedenti. Ora Not serve molto bene, mobile da tre punti, non va, rimbalzo di Battistini, serve ragionare per una Vigevano che si trova punto a punto in una partita contro la corazzata Trapani al suo esordio in Serie A2, non l'avrebbe detto nessuno, sì, non l'avrebbe detto nessuno. E ora Battistini non va al tiro, ma arriva Whiteman che per una frazione di secondo quasi stava catturando il pallone, riparte Trapani. Vigevano sempre sotto di un possesso intero, 71-68, Marini contro Peroni, bellissimo il movimento di Marini, arriva il fallo. In questo caso io non sono d'accordo con la chiamata, per quanto però, a differenza di quello di Smith, il linguaggio del corpo, il dinamismo e come si è buttato dentro Marini sono molto diversi rispetto a quello di Smith e mettono più a favore la chiamata dell'attaccante. Allora, ottima questa cosa che ha fatto, una bellissima virata per ritornare poi sulla sua mano destra, e questo gli ha permesso di avere quel minimo di vantaggio, però sulla conclusione sinceramente non mi è sembrato toccato il braccio né il corpo. Arriva un 1 su 2, con un po' di fortuna il secondo dopo l'errore del primo. Comunque Trapani sta sbagliando dei liberi, Vigevano è già in bonus, l'avevamo detto, farà molta differenza, altrettanto potrebbe fare quello che veniva chiamato in NBA a Kashak, fare fallo Trapani quando sarà in bonus se su Smith, perché non è un buon tiratore ai liberi. Ora quasi palla intercettata da un attentissimo in difesa JD Not, Smith affrontato da Mobile, leve lunghissime di Mobile lo mettono in difficoltà e arriva la stoppata, anche poi con trascinamento addosso di Smith. Però che dire, difesa ottima di Mobio, il pallone poi carambola sulla schiena di Smith, non c'era fallo. Vigevano paga anche, che cosa, Mirko? Paga comunque, questo è un giocatore Mobio. Ah, parente che... nell'intervallo avrà detto Museruola su Smith, esatto. Nel primo tempo ha fatto il fenomeno e adesso... Chi gliel'ha messo a Museruola? Uno che ha avuto due promozioni in Serie A2 da protagonista, e se non fosse arrivato un unifico presidente della neonata Trapani Shark, sarebbe rimasto a Vanoli, nella Vanoli Cremona, a giocare una Serie A1 non da nono uomo. Ecco. Sì, non scopriamo certo adesso il valore di questo giocatore. Smith deve dare un suo contributo, però se Vigevano vuole avere qualche chance di vittoria. Sì, qua Trapani comunque va avanti a giocare e non da sola. Vigevano ogni possesso, arriva il quarto fallo di Peroni, difficoltà, deve rientrare Bertetti perché comunque prova a cambiare qualcosa coach Panza. Ha quattro falli Bertetti, ha quattro falli Peroni. Il pubblico rumoreggia, ma Mirko, questa è la differenza che c'è di taglia fisica anche, non soltanto di talento. Di taglia fisica e anche di capacità di scegliere quando buttarsi dentro. Vigevano, con le buone variazioni difensive di coach Parente, si è buttata meno dentro con Smith, non ha potuto più farlo, più che altro perché non è stato messo in condizione di farlo dagli avversari, e non ha più potuto andare in lunetta, che ti porta avanti in un punteggio che ha più rallentato. Arriva a due possessi pieni, 74-68, quando mancano meno di 6 minuti. Vigevano deve ricostruire un passettino alla volta, riavvicinarsi. Si deve fare assolutamente qualche cosa in più Vigevano rispetto a questo inizio di quarto quarto. Qua è importante questo tiro da tre punti, doveva tirare i piedi per terra, è stato lasciato libero, anche perché nel piano tattico era l'elemento tra quelli in campo con maggior possibilità di sbagliare il tiro. Rossi dall'altra parte in bro tira, non va, ma Pulazzi cattura in faccia Rossi e lo fa con grande reattività, tiro da fuori di JD Not, non va, rimbalzo difensivo di un indemoniato Battistini che parte tutto campo, Peroni può essere servito, non lo vede, ma arriva il gioco da tre punti di Filippo Rossi. Allora Mirko, a essere onesti, io
dentro di me dicevo: hai sbagliato la giocata. Perché? Perché Peroni si era messo piede a terra dall'angolo sinistro in maniera perfetta, liberissimo. Battistini ha visto arrivare Rossi di gran carriera sul lato, gli ha dato palla. Rossi ha fatto un canestro non semplice, per nulla. No, perché c'erano altri due giocatori di Trapani attaccati. Non era assolutamente banale questo canestro di Pippo Rossi, che non completa il gioco da tre punti ma rimette in carreggiata Vigevano. Sì, detto che io non fossi entrato al canestro avrei evidenziato il abbiamo sbagliato la giocata. È andata bene, ma anche questa in fiducia. Ora Not mette il turbo, esulta, e questo fa capire quanto sia sentita questa partita. Se per la prima volta per la difesa di Vigevano con disattenzione, ma Vigevano a due giocatori con quattro falli, Bertetti e Peroni, che sono i corrispettivi di Not, quindi qualcosa deve concedere. Ma vediamo sotto, Whiteman deve riuscire a realizzare, non ce la fa, non deve fare fallo contro Mobbio. Vigevano ora è sotto di 6 punti quando mancano 4 minuti e 31 secondi di gioco, e questi ritmi sempre altissimi. Ha rallentato un po' il punteggio, l'intensità mai. Imbro arriva al tiro lungo, ma riesce in qualche modo a mantenere il possesso, forse Trapani, vediamo, non so come sia la freccia in questo caso, vediamo cosa hanno chiamato. No, viene dato fallo a Trapani. Fallo a Trapani, è il quarto fallo di Marini ed è bonus per Trapani quando mancano 4 minuti e 16 secondi. Questa azione molto convulsa, dove comunque entrambe le formazioni, entrambi i quintetti non hanno mollato mezzo centimetro. È andato a prendere nella spazzatura un pallone l'attaccante di Trapani, buttandolo addosso al difensore di Vigevano, che ha carambolato. Peroni si è buttato a terra. Peroni va a lunetta. Peroni, il più che buon tiratore a cronometro fermo. Vediamo, siamo tutti attaccati alle mani di Peroni. E siamo attaccati, io gliel'ho tirata, lui l'ha sbagliata. Però Vigevano comunque è ancora lì, Peroni infila in maniera perfetta il secondo, questo è il suo tipo di tiro libero. Non è andato il primo, come sono arrivati più di un errore da parte di Trapani, che sta tirando 19 su 26 a cronometro fermo. Ora si butta dentro contro Bertetti. Bertetti deve ritirarsi come una tartaruga. Perché? Perché ha quattro falli, ma anche se ne avesse avute due, Notta si è alzato e ha messo un canestro di un peso specifico, rilevante, con grandissima eleganza. Transagonistica, Notta sta portando avanti praticamente da solo, si sta caricando la squadra sulle spalle, il play guardia. Sì, il play guardia proveniente dall'Aris di Salonicco fa vedere tutto il suo talento, che ha già ben messo in mostra in tutte le partite ufficiali fin qui disputate nel precampionato. Stoppatissima di Whiteman ai danni di Pierpaolo Marini. Ora Peroni arresto tiro in transizione, non va il tiro, esce di pochissimo, arriva il fallo credo di Battistini nell'andare a rimbalzo offensivo, nel cercare di rubare il pallone alla difesa di Trapani. Non è mai mancata l'intensità, un po' di fretta forse in questo tiro da tre punti in transizione offensiva da parte di Peroni. Però sai, si dice sempre sul campo da basket, un campo da basket, che su una palla recuperata si può rischiare sempre qualcosina in più. Siamo sotto, bisognava a quanto mi riguarda rischiare non qualcosina. Sono queste le sfumature, diciamo, a sfavore, vuol dire che stai lottando. Vigevano è ancora in partita, probabilmente perderà, ma senza un tempo ipotetico nessuno avrebbe pensato che sarebbe stata in partita a 3 minuti e 24 dalla fine, forse tanti neanche che sarebbe mai stata in partita. Quindi fino a qua Vigevano ci è arrivata con caparbietà, e fino a qua deve andare avanti in quel modo. Poi alcuni possessi, secondo me, offensivi potevano essere più ragionati. Ha fatto molta differenza Mirko la taglia fisica. No, ha fatto tanta differenza il rendimento al primo tempo di Smith dico per Trapani adesso Trapani. La taglia fisica ha fatto un'enorme differenza, una taglia che gli ha permesso di andare sempre dentro e di anche avere la possibilità di fare giochi da tre punti, magari poi non completati, ma... Sì, Trapani ha messo indubbiamente la freccia a questa partita, la sta portando sui suoi binari. Più la 9 è arrivata quando è arrivato il quarto fallo di Peroni, con già Bertetti con quattro falli è rientrato in campo il backcourt difensivo. Ma ha fatto la differenza Not, ha fatto la differenza, certo, perché i falli sono arrivati, ma da lì 24 punti, di cui probabilmente 15 poi le andiamo a vedere solo nel secondo tempo. E quei falli sono arrivati
sulle sue offensive, su sue Di Marini, su giocatori che hanno scelto di attaccare dentro. Una Trapani che comunque complessivamente si è appoggiata, come vigevano, molto al tiro da tre punti. Vigevano a 35 tentativi dentro l'area, 31 fuori area. Dall'altra parte Trapani ha lo stesso differenziale, 4 tiri, 30 tentati dentro, 26 tentati fuori. E Trapani stessa è una squadra molto propensa al gioco perimetrale, perché ha lunghi come Pulazzi, come Capitan Mollura, come Mobbio e Renzi ovviamente, che possono mettere tiri da fuori con buone percentuali, ma nel momento in cui ha dovuto attaccare dentro è andata a farlo. Vigevano ha trovato la difesa eccellente di una squadra già molto unita in questo aspetto, che ha tolto dal gioco Smith e ha spostato molto Vigevano a forzare più fuori. Smith che intanto è rientrato in campo per questi ultimi tre minuti abbondanti e speriamo che possa riaccendersi, anche se non è facile, viene da tanti minuti in cui non è riuscito a trovare la via del canestro. Ora si ferma da un attimo da fare il fallo, arriva per la prima volta alla doppia cifra di vantaggio per questa partita di una delle squadre, è Trapani 82-71 più 11 a meno di 180 secondi di gioco dalla fine di questo esordio. Bertetti è libero, può tirare, mette la tripla, arriva il fallo prima di questo tentativo del numero 14, è il quarto fallo di Pulazzi, era evidente il fallo, potevano spendere il fallo. Vigevano deve cercare di rendere più difficile possibile la vita a Trapani, che ha l'inerzia dalla sua parte in pieno controllo, questo è evidente, ma nel basket niente è mai deciso quando manca ancora una buona fetta dell'ultima frazione. Sarà molto difficile, intanto Vigevano torna a meno 9. Porta palla un sontuoso Matteo Imbro questa sera, reduce dal titolo di MVP nella Supercoppa, one one con lo show difensivo, deve riposizionarsi dentro, c'è Pulazzi scoperto fuori, può mettere la tripla, Ray Pulazzi la segna, e questo è Ray Pulazzi, è un elemento di grande caratura per la Serie A2. Sì, sta mettendo la sua firma su questo finale Pulazzi, e fino a questo momento non aveva fatto granché in attacco, ma è riuscito con questa bomba a dare 12 lunghezze. Sì, che potrebbero diventare 11 con questo libero per Bertetti dopo il tecnico alla panchina di Trapani. Due minuti e mezzo, non è ancora matematicamente finita, ma si sta mettendo male per Vigevano. Sì, è un male relativo, è una Vigevano che penso nella sua componente di staff avrebbe pregato di essere a questo momento ancora in partita. Concedimi quindi questa vai considerazione, forse potrebbe essere più preoccupante il secondo tempo di Smith che la sconfitta in sé. Sì, va data anche la tara a quello che è l'avversario, che Trapani, ora Bertetti è corto, riesce in qualche modo a toccare il pallone come rimbalzo offensivo, bellissimo il suo essere presente a tutto campo. Sono d'accordo con te in parte, perché poi dobbiamo andare a vedere quanto pesa questa difesa di Trapani, ossia è una squadra dal talento offensivo enorme e lo aumenterà ancora con Capitan Mollura sano e con il centro USA preso pochi giorni fa. È una squadra che davanti può fare anche 100 punti, ma attenzione, non è una squadra che dietro è disattenta per nulla. Le partite sia in Supercoppa ma sia stasera, sì, Nauta ha fatto grandi numeri nella, tra fine terzo periodo e inizio quarto, anche Marini, ma in difesa non hanno concesso se non una spazzatura che Vigevano non ha sfruttato, non dando la palla a Peroni, ma Rossi comunque sono arrivati due punti e basta. E quando raccogli così poco, quando concedi così poco e dall'altra parte raccogli, è tutto in salita. Infatti fino a questo momento Vigevano solo sette punti nel quarto, doppiata 7-15, è un po' questa un po' la differenza. E ora Imbro affrontato da Bertetti, ricordiamo che è arrivato di 4 falli con Wideman, che deve correre sotto canestro per difendere e andare fuori poi da Pulazzi. Pulazzi non mette il tiro, si quasi scontrano Bertetti e Smith, ma riparte Vigevano quando mancano meno di 2 minuti. Scusate, non era Bertetti e Smith ma Battistini e Smith. Battistini si butta dentro e arriva
una palla per Trapani, non protesta Battistini, da qua era poco fattibile leggere, deve essere proprio scivolata la palla a Leonardo che onestamente è tornato dall'altra parte senza dire alcunché. Sì, peccato, anche se poi era contro due persone, non lo so, io non ho visto un grande pertugio lì, uno spazio. No, assolutamente, quello no, non è una chiamata errata, perché se lo stesso giocatore non dice niente, è consapevole di cosa? Aver fatto una forzatura. Dall'altra parte Fabio Mian, presenza in nazionale Italia sperimentale oltre la decina, 11 stagioni in Serie A. Queste sono poi le cose da andare a riscontrare nei momenti quali, dove scotta la palla. Ora Smith serve Bertetti, tiro da tre punti del numero 14 che replica da Andrea Renzi. Vigevano comunque è ancora lì, ha, possiamo dirlo, probabilmente perso, ma è a rispondere colpo su colpo, ha patito una flessione, ci sta contro questa Trapani. Ora arriva l'errore dall'angolo di Imbro, Peroni un minuto alla fine, adesso 57 secondi, Smith chiama il blocco ma non arriva il blocco, la palla è ferma da troppo, mancano 12 secondi, arriva il blocco di Battistini ma il gioco è troppo statico, Smith affronta Pulazzi, arresto, tiro da tre punti, non va a segno, rimbalzo offensivo quasi catturato di Battistini, si butta a terra ma la palla è di Trapani che riparte e congela praticamente il possesso, la partita, il successo. Sì, è finita la partita, gli ultimi 30 secondi, meritatamente per quello che abbiamo visto nel secondo tempo, Trapani porta a casa questa vittoria, bello questo canestro di Noti in penetrazione a evitare la stoppata e quindi... Vediamo l'ultimo possesso, discrepanza di circa 2 secondi e 5 decimi, Wideman aperto da 3 punti a ritardo Mian, realizza Tyler Wideman, fa vedere comunque di... crederci, sì è finita ma comunque bisogna giocarla fino all'ultimo secondo. Ora giustamente Matteo Imbro congela il possesso, Vigevano perde, Mirko perde solo di 8 lunghezze contro Trapani. A un certo punto della partita raccontavo l'esordio l'anno scorso di Pavia in Serie B, i cugini per rivalità di Campanile che contro la Libertas Livorno che cercava la promozione in Serie A2 perse di tantissimo, erano due squadre con due obiettivi diversi, da una parte promozione, da una parte salvezza, perse di 40-0. Quando tu hai debuttato con Vigevano in Serie A2, Vigevano ha perso con Iesi e ha pagato lo scotto di un esordio, poi ha azzerato e ha vinto la seconda partita importante. Questa sera ha perso solo di 8 Vigevano, pochi, anzi nessuno avrebbe detto perde solo di 8. Sì, Vigevano ha fatto una partita di cuore, ha buttato veramente il cuore oltre l'ostacolo, soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo, più che essersi seduta a Vigevano, è Trapani che ha fatto quello step in più per mettere la freccia ed andare avanti. Step in più che corrisponde al suo valore reale, concreto, a oggi con due giocatori in meno. E anche da andare a dire che una rotazione a 8 in questa intensità, comunque con le grandi capacità, ha retto. Per me, tra le tante note positive che ci sono di questo debutto, inimmaginabile in un certo senso a prescindere dal risultato, gli 82 punti realizzati da Vigevano, non so quante squadre segneranno 82 punti contro Trapani. Sì, hai detto bene Andrew, Vigevano ha meritato di giocarsela fino in fondo, in realtà probabilmente è arrivata fino a 5-6 minuti dalla fine della partita e a giocarsela davvero punto a punto e poi corretto, e anche di morale. Doppia cifra di taglio non c'era in questa partita di divario in campo, sulla carta si poteva immaginare anche 20 o anche 30, sì, perché no? Vigevano comunque è provato fino all'ultimo a rientrare e a chiudere almeno sotto di meno 10, che se l'è guadagnato. Poi dall'altra parte è emerso il maggior talento. Sì, è MVP della partita, assolutamente Note, che con 26 punti ma si è caricato la squadra sulle spalle nel secondo tempo, sì, con tutte le sue penetrazioni dentro l'area, gli assist. E... anche se un filino sotto, ma veramente di un non nulla, io Imbro. Metto Matteo Imbro 19 punti, ma 8 falli subiti, Matteo Imbro ha preso gli stessi falli subiti di J.D. Notta, che ha però un altro fisico, un altro slancio, un altro passo. Sì, entrambi hanno fatto una grande partita, ci mancherebbe, non è che stiamo qua a mettere Notta l'ha messa i puntini in sulle i, però è lui quello che poi l'ha di fatto legittimata per Trapani insieme a quel contributo di Pulazzi nel finale. Ecco, ultima cosa, chiudiamo, dicevano termina la partita con
tutti i giocatori che erano con 5 giocatori in doppia cifra, 19 punti Wideman Bertetti, migliori marcatori, 17 punti Battistini, 12 Peroni, 11 Smith, 4 punti per Rossi, molta coralità, belle cose anche di chi non ha segnato, Lardini in fase difensiva e anche di lettura di passaggio. Buona la prima? Sì, perché c'è perdere e perdere. Anch'io vedo il bicchiere più mezzo pieno che mezzo perdere vuoto. Perdere contro chi è superiore a te, facendogli sudare sino alla fine, nonostante tu sia più indietro e abbia un totale di 160 presenze su due giocatori in questa categoria come bagaglio pregresso, e loro abbiano stagioni su stagioni in Serie A, presenze a tornei continentali, europei o mondiali, beh, vuol dire tanto. Bello anche il nostro press che va a rincorare e dare il 5 a tutti i giocatori. E ora terminiamo, salutiamo tutti gli appassionati di pallacanestro che hanno seguito questa partita, ci aggiorniamo fuori casa con la partita Rieti contro la Luise Roma che gioca fuori in casa nel Palasurnier, e Vigevano ritornerà per due impegni casalinghi nella terza e nella quarta giornata, terza che sarà infrasettimanale con Casale Monferrato allenata da coach Di Bella, e poi con l'Uragna Milano sempre nella stessa settimana. Una buona serata da Andrew Villani. Buona serata a tutti. E da Mirko Cavallaro.